Vi spiego la situazione. 4.000 poliziotti. Caspita. Decine di migliaia di proiettili sparati. È difficile scappare. E un mucchio di dannati elicotteri. Pablo Escobar non ce l'avrebbe fatta stavolta. No. Señores, soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ciao Pablo, ciao. La mia storia non è finita in Colombia. No, Netflix presenta in esclusiva per l'Italia Narcos la terza stagione. La mossa a sorpresa di Pablo che manda un sosia sui tetti di Medellin e si rifugia in Italia. Dove? Señores, soy riuscito a scappare. Non me hanno matato. Marica, porta rispetto a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sempre. Io ora abito in Novedrate, provincia di Como. Nelle puntate precedenti, dopo essere fuggito alla cattura da parte della dea americana, Pablo Escobar vuole ripartire da Novedrate, questa volta senza infrangere la legge. Sì, ma ben presto male, Pablo si accorge che creare un rapporto con i residenti di Novedrate non è semplice, soprattutto con i commercianti. Signora, ancora al telefono? Me scusi, io la saluto. Me scusi del disturbo. Io sono Pablo. Ora sono impegnato con il Pokémon. Buona giornata, signora. Vabbè, a non aver niente da fare è bello, eh. Abbastanza bello, bastante buono. No, l'importante è che si diverta, lei è un mito. Va bene, signora. Complimenti. Grazie, brava signora. Gente. Io sono Pablo Escobar Gaviria. Sì, bravissimo. Arrivederci. Complimenti, continuate così che la vita è bella. La vita è meravigliosa, però chi si mette contro di me... La vita non è tanto bella. Arrivederci. A Novedrate, come in tutto il mondo, sta per iniziare il mese di ottobre. Pablo è appena rientrato a Villa Gustava in compagnia del cantante dei Santa Esmeralda, un gruppo musicale molto in voga negli anni 70. Ce lo ricordiamo benissimo. Compañeros, come procede la produzione del Luci di Natale? Pedro, Marica, fai subito rapporto a tu capo. Vai. Concia de tu madre, hijo de puta. Allora, Don Pablo, la produzione di Luci di Natale sta andando a gonfie vele. Sì. Abbiamo aperto anche una fabbrica per produrre ciabatte di pezza. Ciabatte? E stiamo pensando ad un progetto ancora più grande. E se permette, do la parola a Popi, che è uno del posto, è un locale che è diventato dei nostri da pochi giorni. Ah, l'hombre che tiene la voz de maricón. Parla pure, habla, marica. Grazie, Don Pablo. Io ho pensato che in autunno cadono le foglie, che questa è una cosa banale. Hijo de mil putas, tu me habla de foglie. A me, Pablo Escobar Gaviria. Io ho movimentato tutta la coca della Colombia in tutto il mondo, in tutti gli Stati Uniti. Y ahora tu marica viene aquí hablando de fogliame. Sì, ma Don Pedro, nessuno ha mai commerciato in foglie che cadono in autunno dagli alberi. Ci sono delle probabilità che il business non parta, ma se per caso prende saremo gli unici a beneficiare, capisce? Io sono molto bravo a fiutare gli affari buoni. Ho buona idea. Come sta, buona me idea? Mi piace. Sono assunto, Don Pablo. Tu sei assunto in cielo. Pablo non trabaja con la marica. Pablo non lavora con il maricón. Gustavo, raduna tutti gli hombres e iniziamo a raccogliere le foglie del Novedrate che cadono per terra. Don Pablo ha appena dato il via al traffico internazionale di foglie più grande del pianeta. E per farsi conoscere dal popolo italiano vorrebbe partecipare ad una trasmissione televisiva. Señores, io sono Pablo Escobar Gaviria. Sì. Quiero participar a Uomini e Donne. Mi raccomando, non la versione de marica. No, io voglio hombre y chica. A mí me gusta la patata pelosa. A mí me gusta la patata de la mujer. A mí me gusta el coño. Comprendido? A mí me gusta il coño. Mentre gli uomini di Pablo Escobar, capitanati dal cantante dei Santa Esmeralda, contattano la Fascino di Maria De Filippi per concordare la partecipazione di Pablo a Uomini e Donne, il re dei Narcos si butta a capofitto sulla sua nuova attività: il commercio delle foglie che cadono dagli alberi in autunno. Non so a chi può venderle. Ale, pronto? Pronto, io sono Pablo. Buongiorno. Sì. Voi trattate piante. Per cosa? Io le spiego la mia situazione. È una cosa da Io mi chiamo Pablo. Sì. E quando stavo in Colombia,
trattavo piante e mi occupavo di foglie principalmente. No, ma io non tratto piante, no, mi dispiace. Le spiego, ora sto in Italia, io sto avviando un commercio di foglie. No, ma le sto dicendo che non trattiamo piante, mi dispiace. Lo che pasa è che Pablo Escobar Gaviria è partito con il commercio di piante, sì, e ora ti voglio fare un'offerta. Sì. Mi dici la tua scelta: plata o plomo? Ma è una presa per il culo? Più o meno. Da marica, Pablo, habla, no, si no, habla, habla no, bien, no, habla per juego. No, non sto giocando. Plata o plomo? Pura merda. No. La no, mia no, offerta no, è plata o plomo. Io farei plata. Plata, plata. Bravo, plata, bravo, bueno, bravo. Faremo un buono negozio insieme. Bravo, bravo. Amico, grazie. Io sono Pablo Escobar Gaviria. Questo guarda la un saluto. Ciao Pablo, un saluto a tutti. Ciao, ciao. Appuntamento alla prossima puntata di Narcos terza stagione. Chino canta il mariachi loco de Novedrate. Hijo de puta marica, pura mierda. El mariachi loco de Novedrate, el mariachi loco de Novedrate. Canto. Cantiamo prima che salga. El mariachi loco de Novedrate, el mariachi loco de Novedrate.